Buona domenica a tutti e ben ritrovati su Casa Capanno. Ogni domenica siamo qui pronti per tenervi compagnia al 328-4892-537 le vostre richieste perché siamo qui che le attendiamo. Abbiamo ancora molte richieste dalla scorsa settimana e spero di mandarle, anzi le manderemo tutte in onda questa domenica e quelle che non manderemo questa domenica le avremo nuovamente qui nel 2021 perché stiamo salutando finalmente questo 2020. Quindi l'ultima domenica del 2020, entreremo tra pochi giorni nel 2021, quindi per noi è l'ultima volta che entriamo nel 2020 nelle vostre case, quindi siamo qui per augurare a tutti voi tantissimi, tantissimi auguri. Cosa avete fatto questo Natale? Avete mangiato sicuramente perché eravamo tutti in zona rossa, tutti a casa, quindi sicuramente ci avete infatti inviato tantissime, tantissime foto. Per questo noi vi ringraziamo che ci tenete sempre presenti nella vostra vita e nelle vostre case. Quindi entriamo ogni domenica alle 20:30 qui su Casa Capanno nelle vostre case per regalarvi tanta tanta bella musica. Siamo pronti per salutare questo 2021, 2020, scusate, vogliamo già entrare nel 2021 velocemente, quindi non vediamo l'ora che questo 2021 speriamo che ci porti veramente un cambiamento e speriamo che ci riporti alla vita normale, alla vita di tutti i giorni, ci riporti nuovamente a stringerci per mano, a poterci riabbracciare, a poter avere un contatto fisico nuovamente tutti quanti, ok? Allora, io voglio ripercorrere insieme a voi alcuni momenti che rimarranno nella storia di questo 2020, perché questo 2020 ha colpito tutti noi in un modo molto molto particolare. Allora, ripercorriamo insieme tutto quello che abbiamo vissuto, tutte le immagini che rimarranno nella storia e che non vorremmo veramente più vedere. Stiamo salutando quest'anno, speriamo che il 2021 regali a tutti noi tanta tanta speranza e una nuova vita, una rinascita, un ritorno alla Questo è il normalità. momento di compiere un passo in più. Disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali. All of Italy is now on lockdown. By locking down the entire country. Hoy ese país está viviendo su primera jornada de cierre absoluto. Restaurants warten vergeblich auf Gäste, Kindergärten, Schulen und Universitäten sind geschlossen. Now is Italy. Nearly 200 people there have died. Sono 793 i morti nella sola giornata di oggi, quasi 43.000 gli ammalati totali e sempre più emergenza in Lombardia. Tante persone che stanno male, tante persone che sono da sole e tu puoi fare ben poco. Sei lì e capisci. Rimaniamo distanti oggi continuiamo a per abbracciarci con più calore per correre più velocemente. Siamo campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Ce la fanno! Ce la fanno! Il mio ultimo mondiale! Buongiorno! Roberto! Italy, Montenegro.
the great beauty, Italy, Paolo Sorrentino. Rimaniamo distanti oggi per riabbracciarci poi domani, quindi speriamo che nel 2021 possiamo veramente ritornare ad abbracciarci tutti. Delle immagini molto commoventi di questo 2020 che veramente, come dicevo prima, rimarranno nella storia. Allora io volevo andare subito a leggere i vostri messaggi perché sono tantissimi che sono arrivati nelle scorse settimane. Voglio leggere subito un messaggio di Simona da Modena che manda una dedica al marito Carlo e alla sua dolce mamma, quindi vuole dedicare Ubriaca di te, che la metteremo nel corso di questa puntata. Chiedo scusa Simona, ma eravate veramente numerosi nelle scorse domeniche, pian piano arriverà tutte, quindi una canzone, una dedica da parte di Simona da Modena per il marito Carlo e la mamma, ok? Ubriaca di te, che la metteremo dopo, è interpretata da Aurora, Aurora Codazzi. Poi andiamo subito a salutare la signora Marisa da Parma, che ci segue veramente tutte le domeniche al 328-4892-537, le vostre dediche. Salutiamo Giovanni da Ravenna che ci chiede Mano nella mano, vediamo se l'abbiamo nel repertorio, altrimenti noi comunque vi salutiamo e vi invitiamo a contattarci per nuove richieste. Andiamo a salutare, arriva da Imola una richiesta da parte di Tiziana che vuole dedicare a Alessia, Marco e Gilberto una canzone per la vita, quindi allora Tiziana io mando i tuoi saluti. Tiziana da Imola saluta Alessia, Marco e Gilberto con tanto affetto e li vuole augurare un buon 2021, quindi auguriamo un buon 2021 a questa splendida famiglia che ci segue sempre. Salutiamo, andiamo da Rimini, la signora Angela ci chiede una canzone per Giovanni o viceversa, Giovanni per Angela, quindi salutiamo da Rimini Giovanni e Angela. Poi sempre dall'Emilia Romagna arriva sempre Giovanni che ci chiede una canzone di Bagutti, Il cuore non ha età, se l'abbiamo la mettiamo in repertorio, altrimenti il signor Giovanni la salutiamo e le auguriamo un buon anno e soprattutto le mettiamo un'altra dedica. Salutiamo Lara da Chatillon, Marisa, poi salutiamo Manuela e Pinuccia da Aosta che ci seguono con tanto affetto con Angela, Francesco e Rosa, salutiamo Angiolina da Aosta, Mirella da Verona, salutiamo tutti i telespettatori che ci seguono costantemente, Veronica da Torino e tantissimi siete voi al 328-4892-537, scusatemi se non vi posso salutare tutti, però siete veramente tantissimi. Mandatemi i vostri saluti se mi sono dimenticato, così io non faccio brutte figure, ok? 328-4892-537, siamo pronti per salutare questo 2020. Sono tanti i messaggi che mi sono arrivati per augurare a tutti voi un buon 2021 e quindi io cosa faccio? Mando i miei auguri del 2021 a tutti voi, ok? Vado subito a mandarveli e quindi auguro a tutti voi e tutti voi che mi avete chiesto di augurare a viceversa alle proprie famiglie un buon 2021, visto che è l'ultima puntata del 2020, noi lo facciamo così, in un modo molto originale. Sta arrivando questo 2021 che stiamo tanto attendendo, quindi non vediamo l'ora veramente di ricevere. È tempo di lasciarsi alle spalle il passato e dedicarsi a un nuovo inizio. Gettiamo via tutte queste cose brutte del 2020 e accogliamo con tanta speranza questo 2021. Che questo 2021 possa essere un anno splendente e sorprendente, felice e pieno di tante belle soddisfazioni per tutti.
non preoccupatevi, non avete raggiunto nel 2020, perché veramente è stato un anno catastrofico. Quindi non vediamo l'ora di augurare a tutti voi un felice anno nuovo. Lo facciamo oggi, perché questo 2021 sta arrivando e noi non entreremo prima del 2021 più nelle vostre case, perché sarà un anno veramente sorprendente e meraviglioso, ce lo sentiamo tutti noi, quindi vi auguriamo tantissimi auguri da parte di Casa Capanna, tutti voi, tutti i telespettatori che ogni domenica e costantemente tutte le domeniche ci seguite. Quindi grazie mille a tutti. Andiamo con la musica, la bella musica. Io vi lascio con la splendida voce di Marianna Lanteri, che ci propone una cover, Io che amo solo te. Allora andiamo all'ascolto di Marianna Lanteri e parte la puntata con la musica e con le vostre dediche. A pianoforte Beppe Carnevale. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Ed eccoci qui, la musica è arrivata prima di ogni teoria ad unire il tempo e lo spazio. Infatti abbiamo già iniziato a aprire le nostre menti, perché questa musica ci sta trasportando in un mondo tutto nostro. Quindi passeremo due ore veramente nel nostro mondo. E continuiamo con la musica, Amanti per la musica. La dedico a tutti voi che ogni domenica alle 20.30 ci seguite qui su Casa Capanna. Amanti per la musica, alla voce è lui, Roberto Tagliani, e la sua orchestra per voi. Sarà perché noi siamo due cantanti, io vivo sulla tua frequenza d'onda. Viviamo per la musica davvero, cantando noi abbiamo un cuore vero. Per noi l'orchestra è come la famiglia, cantare in giro è una meraviglia. Ci fanno applausi e tanti complimenti, così noi ci sentiamo più ridenti. Amici per la musica, diamo un senso a questa vita.
regaliamo la poesia alla gente che ci ascolta, amici per la musica, regaliamo le emozioni con romantiche canzoni alla gente che ci ama. Facciamo ballare tanta bella gente, per loro siamo l'acqua di sorgente. Facciamo innamorare tanti cuori, c'è chi ballando scorda i suoi dolori. Per noi questo mestiere è una missione e ci mettiamo musica e passione. Fin da bambini noi l'abbiamo sognato, adesso il nostro sogno si è avverato. Amici per la musica, diamo un senso a questa vita, regaliamo la poesia alla gente che ci ascolta. Amici per la musica, regaliamo le emozioni con romantiche canzoni alla gente che ci ama. Amici per la musica, regaliamo le emozioni con romantiche canzoni alla gente che ci ama. Con romantiche canzoni alla gente che ci Allora, sta arrivando qui su Casa Capano, a grande richiesta, un nuovo brano musicale. Un nuovo brano musicale che ha fatto la storia della canzone italiana. Sto parlando di O Sole Mio, e interpretarcela è Matteo Bensi. A grande richiesta vado a dedicarla a Giovanni da Ravenna, a Marisa da Parma, a la signora Tiziana che la dedica a suo figlio Alessio, Marco e Gilberto. Poi vado con la signora Angela e Giovanni da Rimini, e poi vado al signor Giovanni dell'Emilia Romagna sempre, a Lara, a Carlo, Simona da Modena e alla propria mamma, che arriva la canzone Ubriaca di te. Intanto vi dedico questa, Manuela e Pinuccia, Angiolina, Angela, Francesca e a tutti voi, O Sole Mio, per voi, che questo 2021 porti tanto tanto sole nelle vostre case e nella nostra vita. Per voi, O Sole Mio. Na giornate sole, n'aria serena dopo una tempesta, quell'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa è una giornata di sole, ma nato sole, più bello in è, o sole mio, sta in fronte a te. Fa notte, io
sole se ne scende, me viene quasi da malinconia. Sotto la finestra toglia resta ria, quando fa notte o sole se qui è la musica, il calice che contiene il vino del silenzio, quindi soltanto la musica ha il potere di azzittire le nostre bocche e azzerare tutto e portarci nel mondo del silenzio per navigare, perché solo la musica ci aiuta veramente a sognare, a esprimere tutto quello che abbiamo all'interno. Sono tante le richieste che arrivano al 328-4892-537, allora io devo assolutamente salutare chi mi sta scrivendo, Veronica da Torino, Angela da Torino e Francesco da Alessandria. Quindi un grande saluto, continuate a scrivermi perché sono tante le canzoni. E io come faccio senza di voi? Io vivo per voi, ma adesso ascoltiamo Vivo per lei. Vivo per voi, ma lei vive... non lo so, ascoltiamo Vivo per lei. Per voi, continuate a interagire, interagire con me al 328-4892-5. Vai Michael. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, c'è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei. Con le dita attraverso un piano forte, la morte lontana, io vivo per lei. Vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale, a volte picchia in testa ma che non fa mai male. Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po', ma almeno io vivo. Il dolore quando
vivo per lei perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita. Vivo per lei perché mi dà pause, note, libertà. Ci fosse un'altra vita, la vivo per vivo lei. Vivo per lei la musica. Io vivo. Marianna! Michael! Grazie, grazie mille. Grazie. Così. Ma che bella interpretazione, è la musica che può veramente dare soltanto alcune sensazioni. La musica è una macchina che alcuni usano per entrare in un altro mondo, è come noi ogni domenica vi facciamo entrare in un altro mondo. Altri la usano per danzare, altri per trovare la pace e altri per sentire che sapore hanno le ferite. Grandi sono le reazioni che la musica può dare, grandi sono i risultati che la musica dà. E allora cosa poter fare questa sera è regalarvi, come ogni domenica, tantissima, tantissima musica. E io vado con questa bellissima canzone che so veramente che vi porterà in un altro pianeta, perché sto parlando di loro, Albano e Romina. Ma a interpretare questa canzone Nostalgia Canaglia sono padre e figlio, o Marco Dazzi e sua figlia Aurora. Allora noi con la nostra macchina vi portiamo in un altro mondo, in un pianeta tutto tutto ricco di musica. Per voi o Marco Dazzi con Nostalgia Canaglia. Nostalgia Canaglia, un brano più italiano di così. Dai che ce la cantiamo, ce la cantiamo. Sì. Grazie, grazie a te. Ma che cos'è quel nodo in gola che mi assale? Che cos'è? Un effetto standing ovation. Sei bravo. Qui con me e questa assurda solitudine, perché? Ma che cos'è? Se per gli eroni il volo è sempre libertà, perché per noi invece c'è qualcosa dentro che non va.